ultimo appello, è rimasta un'unica possibilità per imparare. Anche in questa settimana ho sentito tantissime chiacchiere, tantissima gente che dice: se il Milan vince, l'Inter ci dà almeno un punto, facendo i calcoli che poi si vince facilmente a Venezia e via dicendo. Ecco, l'ultimo appello è questo: se non l'ha capito ancora qualcuno, per potersi salvare bisogna vincere. Ce n'è rimasta solamente una partita, è quella col Venezia. E a questo punto, se prima con la Salernitana e poi con l'Inter, vincendo, potevi avere qualche chance in più, stavolta devi vincere per tentare di sperare che dall'altra parte non facciano altrettanto. Perché la combinazione dei risultati deve necessariamente avvenire per potersi salvare. Tra chi? Tra il Cagliari e la Salernitana. Vincere significa che devi scendere in campo col pensiero che tu sei la causa dei tuoi mali e sei la causa dei tuoi beni. Non sono gli altri che devono stabilire il tuo destino, non sono gli altri che devono eventualmente concedere il punto chissà per quale ragione, non sono gli altri che devono necessariamente perdere perché tu possa permetterti di non fare il tuo dovere. Ecco, la causatività è l'elemento determinante perché si capisca che il destino di una persona, così come il destino di una squadra di calcio, è nelle proprie mani e sono loro che devono costruirlo. Non possono sperare nelle concessioni altrui, nei favori altrui, nel segno degli dèi e niente altra roba. Oggi abbiamo cercato di fare la nostra partita, ma l'abbiamo fatta con l'idea, secondo me, anche oggi, che arrivando a un determinato punto della partita in un risultato di parità o anche con un solo gol di svantaggio ci potesse essere concesso qualcosa. Non ti concede niente nessuno, non ti regala niente nessuno. Non è il tempo in cui tu puoi pensare che puoi salvarti grazie ai favori altrui, anche perché poi siamo arrivati a questo punto del campionato che hai 28 punti. Per intenderci, 28-29 punti sono veramente un fallimento, considerato che i 40 in un campionato a 20 squadre sono l'obiettivo minimo molte volte. Ne hai soli 28. Se ti dovessi salvare con la vittoria a Venezia e un concomitante pareggio della Salernitana, è chiaro che ti sei salvato vincendo una partita. Non puoi pensare diversamente. Ecco, stavolta non portiamoci per una settimana l'idea che ci sia qualcuno che ci può regalare qualcosa, che ci possono essere accordi che possono valere, che puoi giocarti le partite con i nomi dicendo che i nostri nomi sono più forti di quelli degli altri. Nel calcio entrano dentro 11 uomini a giocare la partita, 11 contro 11, chi ne ha di più finisce per vincere. Ecco, a Venezia dobbiamo entrare per dimostrare che ne abbiamo di più, sperando che l'Udinese entri in campo per tentare di dimostrare che ne ha di più della Salernitana. Solamente così ci possiamo salvare. Ma che questa lezione non sia una lezione per oggi, sia una lezione per sempre, perché sono almeno 6-7 anni che andiamo avanti con l'idea che la colpa sia degli altri. La colpa di questo torneo, l'eventuale merito nel momento in cui ci si salva per tutta una serie di concomitanze, è solamente di chi è protagonista di questo campionato, della società per primis e soprattutto del suo presidente per primis, perché tanti di quegli incidenti di percorso, tante di quelle vicende che ci hanno portato fino a questo punto nascono comunque dall'imprenditore, da colui che comanda, che non delega totalmente agli altri o anche se delega, delega quello che lui vorrebbe si facesse. E allora tutto quello che è successo ha la responsabilità della società per primis, ma c'è ancora una possibilità, quella che vinca lo sport. Per vincere lo sport devi vincere contro il Venezia e sperare che vinca lo sport anche nella partita tra Salernitana e Udinese, con l'Udinese che potrebbe dimostrare ancora una volta che le partite, prima di vincere o di perderle, bisogna giocarle.